Artyom? Cavolo, sei vivo! Sono davvero felice di vederti. Sono appena riuscito a mettermi in contatto con l'Aurora. Sono preoccupati, e li capisco. Questo posto non è tranquillo come sembrava a prima vista. Vieni, ti faccio vedere. Andiamo, Artyom. Senti come reagisce il contatore? Dietro a quel cemento è pieno zeppo di sedimenti radioattivi. E presto segneranno la fine di questa valle. Perché la diga regge a stento. Guarda col binocolo se non mi credi. Non possiamo restare qui. Nessuno può farlo. Ah, beh. Vedi quel cavo? L'hanno messo lì i ragazzi quando le infiltrazioni non erano così gravi. È lì che dobbiamo andare. Il vecchio ha detto che tra poco l'Aurora sarà sulla diga. Dobbiamo sbrigarci. Mi sa che c'è qualche problema all'Aurora. Anna non sembra stare molto bene. Presto ne sapremo di più. Forza, Artyom! Merda, che macello! Devo dire una cosa. Ho una ragazza.
Sei ancora vivo? Ma che diavolo? Assassino, quel tuo amico. Artyom, come hai potuto? E tu sei un bugiardo. Solo... Non voglio più sapere Merda. Niente. Tornerò, Olga! Morte agli intrusi! Morte! Se lo fai, sei un uomo morto! Artyom, andiamo! Li hai davvero uccisi? Perché? Questi tizi sono come dei bambini! Perché? Artyom! Portatelo all'Aurora! All'Aurora! Tutti quanti! Anna è messa male. Dobbiamo andare, il tempo stringe. Ormai non servono più né l'aria, né le medicine che abbiamo trovato strada facendo. E ora anche Alyosha è ferito. Vieni! Siamo rimasti tutti in silenzio mentre l'Aurora correva lungo il mare velenoso arginato dalla diga. Un tempo credevamo che saremmo tornati. Ora, dopo aver visto la spada di Damocle che pende sulla valle, sapevamo che non era destino. Alyosha ancora non riesce a camminare, dopo che lo hanno colpito alla schiena, e sta impazzendo di preoccupazione. La sua Olga è là. Forse riuscirà ad avvertirla via radio e a salvare la gente del posto. Cosa succederà adesso? Non ne ho idea. Sono pronto a tutto. Tutto meno una cosa. Anna, ti prego, resisti.
Senza di te non ho nessun motivo per vivere, per sognare. Tanto più che se non fosse stato per quel mio sogno, tu ora staresti bene. Sai, Artyom, quando ho trovato questa foto dell'Oceano Pacifico, in qualche modo ho capito che alla fine è là che saremmo andati. Tutti questi fiumi, montagne, deserti, non mi bastano. Io voglio l'oceano. Credevo che ce l'avremmo fatta. Ci credevo. So che riuscirò a vederlo. E se avrò bisogno di aiuto, tu sarai al mio fianco. Mi salverai ancora, vero? Artyom, ti prego, smettila di torturarti. Soffro da morire quando ti guardo e quando guardo papà. Non è colpa del tuo sogno o della sua ossessione per le forze d'occupazione. È soltanto il destino. Uno stupido straccio al vento, cemento marcio, una maledetta discarica di munizioni. Le do un sedativo, meglio che riposi. Vieni con me, Bratuca. Dobbiamo parlare di alcune cose. Ehi, fai una bella pausa e vieni sul ponte. Stefa, vieni sul ponte. Ok, un attimo e arrivo. Cos'è successo? Qualcuno ha fatto un tempo? No. Tranquillo, Artyom. Okay. Andrà via tutto. Sono collegato come promesso. Spero che tu mi senti. Abbiamo ispezionato la diga e il bacino. Dovete abbandonare la valle il prima possibile. Se non altro, prima che inizi la stagione. Immagine di Novosibirsk fosse un errore. Beh, cosa intendi? Non è così. Secondo la leggenda, il verde indica le zone contaminate, mentre il viola indica errori nell'elaborazione dei dati. Oggi però ho scoperto una postilla. In pratica vengono segnalati come errori anche i casi in cui i livelli di radiazioni superano determinate soglie operative. In altre parole, il livello di radioattività lì può essere altissimo, fuori scala. Siamo a circa 500 km da Novosibirsk e le radiazioni sono già simili a quelle di Mosca. Le immagini risalgono a 20 anni fa. Ora i livelli saranno un po' scesi, ma in ogni caso, Novosibirsk è la probabilità totalmente radioattiva. Lo so io cosa facciamo. Andremo io e all'ordine da una cifra così. Andremo tutti. No, innanzitutto sì, lei è mia figlia e sua moglie. A farla cadere in quel maledetto bunker è stata la mia fissazione per le forze d'occupazione. Ed è stato il sogno di Artyom che ci ha trascinati fuori da Mosca. Perciò la colpa è nostra, di noi due. Ma siamo sempre loro.
Siamo una squadra e agiamo in squadra. Dovremmo andare tutti. La discussione è finita. Questa non è un'operazione dell'ordine, ma una missione personale mia e di Artyom. Non ci serve aiuto. In secondo luogo, non sappiamo con esattezza dov'è il medicinale. Potrebbe trovarsi nel centro della città o in un laboratorio di Academ Gorodok. Perciò la vita di Anna è anche nelle vostre mani. Terzo e ultimo punto. Sta arrivando l'inverno. E vi sembra forse una buona idea rischiare che l'Aurora resti bloccata dalla neve? Non possiamo permetterci. Avete presente quello che ha detto Yermak? Avanti, ricorda! Nei borghi della città c'è un museo dedicato alla tecnologia ferroviaria. Lì penso che troveremo uno spazzaneve per l'Aurora. Perciò, signori, la vostra missione è perlustrare i laboratori di Academ Gorodok e preparare l'Aurora per l'inverno. Equipaggio, preparatevi alla missione! E inoltre inizieremo anche con il monitoraggio costante del livello esterno di radioattività. A partire da ora, Sam, cominci tu. Da questo punto di vista, i livelli letali di radioattività sono addirittura un fatto positivo. Nel senso che così nessuno ha potuto saccheggiare farmacie e ospedali. Esatto, al contrario delle città che abbiamo superato. Colonnello, un aggiornamento sulle tute. Sì, com'è la situazione? Mi compete essere riuscito ad assemblarne solo tre. Visto? Sono per Artyom e me. È destino, ecco cos'è. Serviranno a qualcosa? Beh, mi proteggeranno dalla bomba. La radiazione diventa solo a livelli molto. Anna non mollerà. Crede in me, crede in noi, e ha ragione di farlo. Ormai abbiamo migliaia di chilometri di binari alle spalle e ci stiamo finalmente avvicinando a Novosibirsk, una città morta in cui si annida la sua speranza di vita. Da qualche parte, nelle sue viscere fredde e radioattive, c'è la medicina che potrebbe salvarla. Un anno fa abbiamo abbandonato le rovine tossiche di Mosca. E ora stiamo per entrare di nuovo in una città stretta nell'abbraccio letale dell'inverno e delle radiazioni. Troveremo mai un luogo in cui vivere in superficie? Forse. Ma per ora ci reimmergiamo nelle viscere della metro per salvare Anna.